la TV dei viaggi.it, la trasmissione di viaggi e turismo in onda su questa emittente. Nei nostri viaggi cerchiamo di raccontare storie, far vivere esperienze e comunicare emozioni. We bring the sunshine. Questa trasmissione è offerta da Rada Hotel, Luxury and Experience. E Hot Sun Tour Operator, la tua vacanza su misura. Hotel Eden Village, Capo Vaticano. Futura Vacanze, tu al centro della vacanza. Fruit Viaggi, esperienza italiana. Q.9 ETS, Executive Travel Service. Atelier Vacanze Tour Operator. Bentornati cari amici viaggiatori, questa volta vi porteremo alla scoperta di una nazione così lontana da noi per usi, costumi e tradizioni, ma pur così vicina per il gran numero di visitatori sempre in crescita che dall'Occidente e in particolare dall'Italia la visitano ogni anno. Benvenuti in Thailandia! La chiamano la terra del sorriso per la filosofia di vita e il senso di accoglienza dei suoi 70 milioni di abitanti. In tutta l'Asia è una delle nazioni che conserva maggiormente tracce del passato storico e artistico. Ogni anno migliaia di persone vanno alla scoperta di antiche rovine, città abbandonate e templi. Anche il mare cristallino e le spiagge paradisiache sono una forte attrattiva, soddisfacendo gli appassionati di sport subacquei e i vacanzieri in cerca di relax. Il nostro viaggio naturalmente inizia da Bangkok, una delle capitali più frizzanti dell'Asia. Fondata nel 1782 e caratterizzata da un mix di antico e moderno, al primo impatto è caotica, con ingorghi frequenti del traffico e problemi di inquinamento. In realtà è una città molto interessante dal punto di vista architettonico e culturale, con quartieri affascinanti e monumenti di grande valore storico. Bangkok è la città più enigmatica dell'Asia sud-orientale, sospesa tra passato e futuro. Con i suoi 12 milioni e più di abitanti, Bangkok è una città che non dorme mai. Affascinante, eccitante e davvero incredibile da visitare. Sembra impossibile che lo SkyTrain, un'avveniristica ferrovia sopraelevata lunga quasi 30 km, sullo sfondo di grattacieli modernissimi, conviva con i mototaxi e il tuk-tuk, il tipico taxi a tre ruote diventato uno dei simboli della città. Bangkok è questo, antico e moderno, che si amalgamano per dare vita alla più irresistibile capitale del sud-est asiatico. Noi decidiamo di iniziare la nostra visita immergendoci nella vita di tutti i giorni degli abitanti della capitale. Andiamo al Palazzo Reale come prima tappa di oggi. Prendiamo l'affollata metropolitana che ci porterà alla fermata più vicina alla stazione di imbarco dei battelli per un giro che ci permette di guardare la città da una prospettiva diversa. Nel giro in battello possiamo ammirare le tipiche imbarcazioni che navigano sul fiume e osserviamo il panorama e i monumenti che si possono scorgere sulle rive. Fino a quando non arriviamo nei pressi della prima tappa importante del nostro viaggio.
il fantastico Palazzo Reale. Restiamo affascinati dalla tipica architettura di questo complesso di monumenti e dalla ricchezza dei particolari delle statue. Questo enorme palazzo è la residenza ufficiale dei re di Thailandia dal 1785. Nel corso degli anni è stato diverse volte ampliato con la costruzione di nuovi edifici e di nuovi templi. All'interno del palazzo troviamo il Wat Prakeo, che conserva il famoso Buddha di smeraldo, considerato il tempio più sacro dell'intera Thailandia. Altra tappa d'obbligo è il Wat Po, dove ammiriamo l'enorme Buddha sdraiato, alto 15 metri e lungo 46, interamente ricoperto d'oro zecchino. Rada Hotel, Luxury and Experience, la prima catena alberghiera di lusso galleggiante. Rada Hotel, noleggio e locazioni yacht di lusso. Yacht Sun Tour Operator, la tua vacanza su misura. Prenota la tua vacanza in tranquillità con Yacht Sun, nelle migliori agenzie di viaggio. Hotel Eden Village, prenota subito la tua vacanza in Calabria a Capo Vaticano. Hotel Eden Village. Ti aspettiamo sulla Costa degli Dei, direttamente su Mare Verde Smeraldo. Futura Vacanze. Futura Vacanze. Tu al centro della vacanza. Futuravacanze.it. Nelle migliori agenzie di viaggio. Fruit Village. Esperienza italiana. Tu che fai quest'estate? Io vado in un Fruit Village. Q.9. Da 20 anni gli specialisti degli abiti per animazione nei villaggi turistici, tour operator e per discipline sportive. Q.9. Progettazione e produzione interna tutta made in Italy. Atelier Vacanze Tour Operator. Per le tue vacanze senza pensieri, Atelier Vacanze. Garanzia, affidabilità e prezzo. Atelier Vacanze, la vacanza su misura per te. ETS, Executive Travel Service, da 40 anni al fianco di albergatori e tour operator. Siamo ETS, diamo valore all'Italia più autentica. Hai una struttura ricettiva? Un hotel, un villaggio o un resort? Ti occupi di promozione turistica nel tuo territorio? Sai cosa è il video marketing turistico? Noi possiamo aiutarti. Realizziamo i tuoi video e le tue foto professionali per il turismo. Contattaci 347 57 88 949. info@latvdeiviaggi.it. Dopo la fantastica visita al Palazzo Reale, che resterà sempre impressa nei nostri ricordi, il giro della capitale continua a bordo dei tipici tuk-tuk. Ci immergiamo nel frenetico traffico della città per rientrare in hotel per una breve pausa. In Thailandia l'offerta alberghiera è di ottimo livello e la struttura che ci ospita al centro di Bangkok ne è la prova.
Ma la giornata non è ancora terminata e noi ci dirigiamo verso uno dei tanti luoghi di ritrovo notturni pieni di localini e street food tipici e colorati, dove assaggiare la vera cucina thailandese ricca di sapori e tradizioni, dal momento che risente di influenze cinesi, arabe e indiane. Naturalmente ne approfittiamo per assaggiare questi sapori diversi dai nostri e apprezzati in tutto il mondo. Cala la notte su Bangkok e noi andiamo a riposare. L'indomani ci aspetta una giornata ricca di nuove scoperte. Sorge il sole sulla capitale più affascinante dell'intero sud-est asiatico e di buon mattino ci dirigiamo sulla sponda del fiume Chao Phraya, dove a bordo di una strana imbarcazione con motore e volante ricavati da un camion ci dirigiamo verso Bang Krachao, un'isoletta in mezzo al fiume che fa parte integrante della città, dove in sella alle bici andiamo alla scoperta dei canali che la solcano. L'esperienza è davvero unica. In alcuni punti i sentieri per le bici sono davvero molto stretti. Ci sentiamo completamente immersi in questa natura tra piante esotiche e canali. La nostra escursione continua e arriviamo in un parco bellissimo, ricco di piante, con immensi prati verdi alternati a costruzioni tipiche e solcato dai soliti canali. Sullo sfondo, dall'altra parte del fiume, si vede chiaramente lo skyline della città moderna, con i suoi grattacieli, a sottolineare la doppia anima di questa metropoli dalle mille contraddizioni. Il giro dell'isola continua, e a un tratto, nella folta vegetazione che ci circonda, ci ritroviamo in un parco, che al suo interno ospita un'esclusiva struttura alberghiera composta da ville lussuose e boathouse, vere e proprie case galleggianti a forma di pagoda, dove poter soggiornare per una vacanza rurale nella più totale tranquillità. Una vera e propria oasi di pace e serenità, pur essendo praticamente nel bel mezzo di una città caotica da oltre 12 milioni di abitanti. Anche questa giornata ormai volge al termine e per finire in bellezza ci concediamo una crociera notturna sul Chao Phraya. All'imbarcadero, sulle rive del fiume, decine di navi attrezzate attraccano l'una dopo l'altra per accogliere le migliaia di turisti che effettueranno questo giro notturno lungo il fiume con una cena spettacolo a bordo. Mentre la nave solca il fiume, lo spettacolo dei Lady Boy, donne bellissime, che in realtà però sono uomini, intrattiene i turisti con musiche e balli. Il fenomeno dei ladyboy in Thailandia è veramente unico. Pare che siano quasi il 10% della popolazione. E infatti in questo paese ci sono le cliniche più famose al mondo per la chirurgia estetica, specializzate anche per operazioni di cambio di sesso. La nostra permanenza a Bangkok termina con l'esperienza della crociera notturna. Domani ci attende il volo interno per Phuket. Ma tutto questo lo vedremo nella prossima puntata. Questa trasmissione è offerta da Rada Hotel, Luxury and Experience e Hot Sun Tour Operator, la tua vacanza su misura. Hotel Eden Village, Capo Vaticano. Futura Vacanze, tu al centro della vacanza. Fruit Viaggi, esperienza italiana. Q.9 ETS, Executive Travel Service. Atelier Vacanze Tour Operator. Everywhere we go, everywhere we go.
company. Anytime and a place, and I'll meet you there. Blow back those clouds, and you and I will bring the sunshine.